Siamo in ginocchio, sono le parole dei venditori ambulanti fanesi che riecheggiano tra le fila delle bancarelle del mercato cittadino in piazza 20 settembre, semivuoto. A metterli in seria difficoltà, in un periodo di guadagni già miseri, contribuiscono i provvedimenti imposti dalla zona arancione, in cui le Marche sono piombate lo scorso lunedì. Primo tra tutti il divieto di spostamento da un comune all'altro, che diminuisce ulteriormente l'affluenza al mercato. Ad incidere sulle vendite, secondo molti, è stata anche la chiusura dei bar e ristoranti. Abbiamo solo persone del centro e i comuni non potendo uscire, poi parecchi clienti hanno proprio paura di uscire, quindi il lavoro è un terzo neanche di quello che si faceva prima, quindi è un accontentarsi, anche se quant'è la fine ben venga la zona rossa, perché almeno ci mettiamo l'anima in pace. Non siamo in stand by perché non puoi comprare il nuovo e anche magari rifornirsi è difficile. Bravissima, non lavorando non è consigliabile insomma andare a comprare, quindi si sta un po' qui in stallo, è un morire lentamente. Una buona parte di persone ha paura, una buona parte di persone non spende più i soldi, perché comunque dove vai? Cosa te la compri, la maglia o il cappottino o il giubbotto, o adesso più avanti non vai a mangiare fuori, non vai in un bar a prendere un aperitivo? Vai solo a fare delle grandi passeggiate. Noi siamo veramente in ginocchio. Penso che se andiamo avanti così nell'arco di quest'anno il 50% degli ambulanti non riapriranno più, come il 50% dei negozianti. La gente non gira, non c'è nessuno, quindi la zona arancione, la gente sta a casa, esce se non può fare a meno, e purtroppo noi vendiamo articoli che non sono di prima necessità, quindi per noi cambia poco, essere arancioni o rossi poi alla fine cambia poco. Dalla chiusura dei bar alle 6 di sera, anche quando eravamo gialli, comunque lì si è visto proprio il calo, che la gente non ne aveva più voglia neanche di riflesso, poi ne risentiamo anche noi. Purtroppo è logorante questa cosa, perché dopo un anno mi sento di dire che siamo punto a capo. All'aperto si dovrebbe stare più tranquilli, comunque vede che di gente non ce n'è. Arancione siamo aperti, ma comunque non lavoriamo, poi se col rosso danno i sostegni non lo so. Siamo chiusi 15 giorni, 20 giorni, per bene, e poi si apre tutto normale come fosse una volta. Ma il problema non siamo noi, sono i giovani di oggi che non se ne fregano niente, però le conseguenze le paghiamo noi. Comunque sia, è un anno che ci sono queste restrizioni, quindi un anno è lungo. Quando ti cala il fatturato in maniera 80-90% di incassi, fai fatica, si fa veramente fatica. No, le spese proprio in generale, chi ha i mutui, chi ha le spese fisse, quelle non si fermano. Ci siamo messi così, tiriamo avanti, cercheremo di speriamo in tempi migliori, speriamo che finisca questo incubo.